ragazzi, oggi cominciamo la prima delle due lezioni dedicate alla raggiungibilità. Vediamo un attimo la motivazione. Raggiungibilità è una proprietà dei sistemi dinamici in spazio di stato e, fra le altre cose, ci permetterà di rispondere a domande come queste. Avete questo circuito e vi ponete la domanda: ma se io ho a disposizione come ingresso un generatore di corrente, agendo opportunamente sul generatore di corrente, posso assegnare in maniera arbitraria il valore delle due variabili di stato, che in questo caso potrebbero essere la tensione ai capi del condensatore e la corrente che passa attraverso l'induttanza? Questo è una domanda alla quale risponderemo alla fine di questa lezione. Chiaramente, cominciamo a contestualizzare un attimo il concetto di raggiungibilità come un qualcosa che lega insieme l'ingresso del sistema dinamico con lo stato e che sarà fortemente legato alla possibilità di implementare poi un controllo in retroazione opportuno per fare qualcosa. Poi capiamo bene anche che cosa possiamo fare. Abbiamo bisogno prima di tutto di definizioni. La raggiungibilità, ovviamente adesso vediamo in maniera analitica qual è la definizione. Uno stato si dice raggiungibile, quindi noi partiamo dalla definizione di stato raggiungibile se esiste un istante di tempo finito T o K, quindi la definizione la sto dando contemporaneamente per tempo continuo e tempo discreto, e ad un opportuno ingresso. Guardate, opportuno: se esiste un istante di tempo finito, un opportuno ingresso tale che io possa portare, applicando questo ingresso, il mio sistema dinamico dallo stato nullo a quello di interesse. Va bene? Allora, pongo l'attenzione su il fatto che l'ingresso sia opportuno. Opportuno vuol dire che un mio grado di libertà lo posso scegliere io. Parto da zero e arrivo allo stato che mi interessa. Se esiste tale ingresso, e allora quello stato si dice raggiungibile. Quindi questa è la definizione, è ben poco operativa in questo momento e vedremo più tardi come renderla tale. L'insieme di tutti quanti gli stati raggiungibili è il sottospazio di raggiungibilità. Il fatto che sia un sottospazio dobbiamo dimostrarlo. Per ora dico solamente che l'insieme degli stati raggiungibili è un sottospazio di raggiungibilità. Se il sottospazio di raggiungibilità coincide con Rn, allora la raggiungibilità diventa una proprietà dell'intero sistema dinamico. Bene, per cui io parto dalla definizione di stato raggiungibile, metto insieme tutti gli stati raggiungibili e, diciamo, ho un sottospazio di raggiungibilità. Se il sottospazio di raggiungibilità è tutto Rn, allora è il sistema ad essere raggiungibile. Ok? Definizione. Poi entrerà in gioco in diversi aspetti, poi vediamo come. Ok, dov'è l'uscita? Non c'è. Raggiungibilità dalla definizione, ma non ci sarà per tutto quanto stato e ingresso. È il legame fra ingresso e stato. L'uscita non ha nessun ruolo nella raggiungibilità. La proprietà associata alla raggiungibilità, parentela, è quella della controllabilità. La controllabilità è un concetto molto vicino a quello della raggiungibilità, ma partendo dallo stato X raggiungibile per controllabile per andare a zero. Bene? Per cui la definizione è la stessa: ci deve essere un ingresso opportuno, un istante di tempo finito T o K, tale che io, partendo da X, lo posso portare, applicando quell'ingresso, a zero. Nel tempo continuo
i due concetti sono identici, per cui diciamo, raggiungibilità e controllabilità sono sinonimi. Nel tempo discreto c'è una piccola differenza e la vedremo. Ok, questa è solo la definizione, per cui diciamo, ora dobbiamo cominciare a dotarci di alcuni strumenti per studiare la raggiungibilità dei sistemi dinamici in spazio di stato e poi a capire alla fine questa proprietà dal punto di vista pratico, anche voglio dire in corso di ingegneria, a cosa serve. Va bene? La prima dimostrazione che diamo, e adesso andiamo nel tempo continuo, riguarda proprio come calcolare gli stati raggiungibili. Cioè io adesso dimostro che gli stati raggiungibili sono esattamente quelli. Io scrivo l'uscita, ho scritto il sistema dinamico come sempre nella solita forma lineare stazionaria. Lineare, dove ho usato l'ipotesi di linearità? Beh, sono equazioni differenziali lineare ordinarie a coefficienti reali costanti, le ho già scritte in forma matriciale, altrimenti non avrei proprio neanche potuto scrivere x punto uguale a x più b. Stazionario, sì, A, B, C e D non sono funzioni del tempo. Ipotesi che facciamo praticamente sempre. Cosa vogliamo dimostrare adesso? Adesso voglio dimostrare che se io prendo le matrici A e B del mio sistema dinamico di spazio di stato e costruisco questa matrice R, che definisco matrice di raggiungibilità, la sua immagine contiene proprio l'insieme degli stati raggiungibili. Ho implicitamente anche dimostrato che l'insieme degli stati raggiungibili è un sottospazio, perché in quanto immagine di una matrice ha le proprietà di un sottospazio. Va bene? Quindi devo dimostrare questo. Questa è l'immagine della radice, della matrice. Ora, questa matrice di raggiungibilità, che dimensioni ha? Allora, vabbè, è scritto lì, però ragioniamo un attimo. B ha le righe dello stato e le colonne dell'ingresso, quindi è n per p, va bene? A per b è il prodotto n per n moltiplicato n per p, per cui anche questo è n per p. Quindi come la sto costruendo questa matrice di raggiungibilità? Metto p colonne, poi ne metto altre p colonne, la dimensione di A quadro B ancora una volta è n per p. E così via. Quindi io ho una matrice che ha n righe e poi quante colonne n per p. NP, ok? Quindi la matrice di raggiungibilità è una matrice che è tendenzialmente rettangolare, è quadrata solamente quando ha un sistema con un ingresso. Va bene? Ok. Allora, ho solamente messo un'interruzione di pagina qui, per il resto non ci sono differenze rispetto agli appunti. Allora, dimostriamola questa cosa. Se io dovessi scrivere l'insieme degli stati raggiungibili partendo dalla definizione, io dovrei scrivere che con R è diciamo l'insieme di tutti gli x tale che, allora che cosa ho scritto qui? Allora questo integrale tra 0 e t di elevato ad a t mentau
quadro. Sì, che cos'è? È la forzata in che condizione? Ah no, questa è la forzata, sì. Perché non c'è la libera? Perché non sto considerando anche l'evoluzione libera? Perché nella definizione di raggiungibilità io sto partendo dallo stato zero, per cui la matrice di un'attenzione allo stato per zero da zero, ok? Questa è la forzata partendo dall'istante iniziale t uguale a zero, è un sistema stazionario, per cui è esattamente la formula che abbiamo visto, il modello esplicito, con condizioni iniziali nulle e istante iniziale t uguale a 0. Quindi sto semplicemente applicando la definizione. Poi tra l'altro io scrivo se esiste un UDT, quindi non è operativa questa definizione, questo è l'insieme, l'ho scritto, però è difficile andare avanti. Invece di dimostrare che x con r è l'immagine di r, io costruisco che cosa? Costruisco il complemento ortogonale di x con r come il complemento ortogonale dell'immagine della matrice di raggiungibilità. Preso uno spazio e un suo sottospazio, il complemento ortogonale è univocamente determinato, me lo dice la geometria, per cui non devo necessariamente adesso dimostrarlo, lo accettiamo questo. Ok, e allora che facciamo? Costruiamo il complemento ortogonale. È dato da tutti i vettori z che hanno sempre la dimensione dello stato, tale che se faccio il prodotto scalare di z per x con x appartenente al sottospazio di raggiungibilità ho 0. Fate un attimo attenzione adesso alle dimensioni degli oggetti in gioco. Questo 0, se guardate gli appunti e guardate i lucidi, è scritto con un font matematico, non è grassetto. Questo qui è uno scalare, non ci ho messo la lineetta sotto, va bene? Fra poco avremo uno zero vettoriale, che negli appunti è scritto minuscolo grassetto. Lo farò notare, però facciamo attenzione alle dimensioni. 1 per n, n per 1, prodotto scalare, ok? Ok, allora, perché ho fatto questa cosa? Perché adesso io passo da questa cosa, se esiste l'ingresso, che non è utile per andare avanti, perché diciamo esistono infiniti ingressi possibili, a il negato, che invece è più semplice da gestire. E quindi adesso io che cosa faccio? Io sto cercando z trasposto, al posto della x ci metto la sua forzata, guardate, per ogni u sono passato da dire se esiste un ingresso a dire io sto cercando i vettori z che moltiplicato per questa evoluzione dia che sto cercando z trasposto per questo dia 0 per ogni u. Ok, là non c'è scritto, vabbè, no, nullo l'ho scritto, va bene, uguale 0 scalare, è ancora il prodotto scalare. Ok, e questo per ogni u che è una funzione del tempo, quindi sembra difficile. Ok, andiamo avanti. Allora, vediamo che cosa devo fare. Beh, z trasposto me lo porto dentro
e levo anche. Sposto nella parte dentro e questo deve essere uguale a 0. Adesso facciamo attenzione, U è pi per 1, l'ingresso è un vettore di dimensione pi, ogni elemento di U è funzione del tempo, quindi è un vettore funzione del tempo, deve essere sempre uguale a 0 per ogni U. Beh, cosa deve essere uguale a 0? I suoi coefficienti. Guardate, sto dicendo una cosa molto banale: alfa 1, alfa 2 che moltiplicano f con 1 di t, f con 2 di t. Questo deve essere uguale a 0 per ogni f con 1 o f con 2. L'unica cosa che lo soddisfa deve essere uguale a 0 i coefficienti, perché sennò vi potete sempre inventare una U, una F tale che questo sia diverso da 0, va bene? Quindi devono essere uguali a 0 i suoi coefficienti, ma questa relazione qua adesso è 1 per P, ok? Quindi questo vettore deve essere uguale a 0, quindi lo riscrivo. Adesso, vabbè, timentau, lasciamo timentau anche se diciamo è ridondante, è uguale a 0. E infatti, se adesso guardate io come scrivo il secondo membro, non scrivo più 0 e basta la lavagna, ci metto la lineetta sotto, ci metto la P e ci metto pure il trasposto per farvi capire che questo adesso, per come ho scritto il primo membro, un vettore messo in riga, va bene? Ok, a questo punto io sto avanzando nel ragionamento, perché cosa posso fare adesso? Beh, adesso mi posso chiedere, vabbè, ma tu hai questa matrice di transizione dello stato che è ancora una funzione del tempo, ancora non capisco bene come faccio a trovare z. Il mio obiettivo è sempre trovare z, va bene? Però rispetto a quando sono partito, che avevo una definizione non operativa, già posso cominciare a intuire qualcosa. Esponenziale di matrice, ci mettiamo la sua definizione e faccio anche un'altra cosa, guardate, t men tau, cambio di variabili t, va bene, perché deve essere vero per ogni t, quindi non sto facendo niente di concettuale. Ok, definizione di esponenziale matrice e vediamo che succede. Quindi questo significa k, che cos'è? Ok, ma questo porto dentro, nel senso che io adesso z trasposto, questa è una sommatoria infinita, questo è b, non sono indici di sommatoria, me li porto dentro. Cosa abbiamo adesso? Ho fatto già un altro passaggetto, ho portato dentro z trasposto b e ho messo t, diciamo, a destra della matrice b. T è uno scalare, quindi questa operazione è assolutamente lecita. A questo punto io che cosa ho riscritto? Ho riscritto
una relazione che insomma era poco gestibile in un polinomio. Ora, un polinomio con i che va fino a infinito, affinché sia uguale a zero per ogni t, per il principio di identità dei polinomi deve essere uguale a zero per tutti i suoi coefficienti. Quindi un'altra volta mi trovo un risultato, diciamo, simile. Diciamo che se io ho un polinomio per i che va da 0 a infinito, ma anche che non va a infinito, di alfa con i per x elevato alla i uguale a 0, affinché questo sia uguale a 0, deve essere uguale a 0 tutti quanti i coefficienti. Quindi adesso devo eguagliare a 0 i coefficienti del polinomio per ogni i che va da 0 a più infinito, ok? Quindi ho infiniti coefficienti da annullare. Ancora una volta questo per ogni, va bene? Appartenente qua scritto numeri naturali, in realtà numeri naturali positivi, ok? I fattoriale è inutile che me lo porto appresso, perché il denominatore deve essere uguale a 0, però ho solo il numeratore, questo non cambia nulla. Quindi questi la t no, perché è proprio la variabile del polinomio, quindi questi sono i coefficienti della t, ok? Devono essere tutti quanti uguali a 0, ok? Sono infiniti termini, ma io ricordo che c'è un teorema che sono sicuro che voi non avete mai studiato, ma diciamo all'epoca anche il vecchio ordinamento si studiava, che abbiamo, non abbiamo, che non abbiamo rivisto, ve l'ho messo solamente nei lucidi della lezione sui richiami matematici affinché sia insieme a tutti gli altri richiami, però lo ricordo bene che l'abbiamo saltato, ma il teorema di Cayley-Hamilton, ma che ci interessa solamente per la sua proprietà, non lo dimostriamo, vogliamo solamente applicarlo. Cosa ci dice il teorema di Cayley-Hamilton? Ci dice che se io prendo una matrice quadrata qualsiasi e comincio a giocare con le sue potenze, A alla n è sempre combinazione lineare di della stessa matrice della potenza da A alla 0 fino a A alla n-1. Questo cosa significa? Questo significa che quando io qua mi trovo a dover fare z trasposto per A elevato alla i per b, quando lo devo fare per infiniti termini, ma quando sono arrivato a alla n-1, aggiungendo A alla n, non cambia più l'immagine e il rango di questo oggetto. Perché? Come lo dice il teorema di Galileo. Bene? Allora questo significa che io posso scrivere questa cosa qui in una maniera che è solo più compatta dal punto di vista matriciale, cioè questa cosa qui deve essere soddisfatta per i che va da 0 a n-1, ok? Una volta che ho costruito i vettori z, che diciamo tale che z trasposto per questo uguale a 0, non altero più l'immagine rango di questa matrice, per cui lo dovrei scrivere per A z trasposto per B uguale a 0, z trasposo per AB uguale a 0, z trasposo per A quadro B uguale a 0. Lo faccio in maniera semplicemente più compatta e lo scrivo così. Va bene? A questo do un nome, la battezzo matrice di raggiungibilità e ho costruito z. Se io ho costruito z, se ricordo da dove sono partito, significa che sottospazio di raggiungibilità è il suo complemento ortogonale, quindi ho dimostrato che il sottospazio di raggiungibilità è l'immagine della matrice di raggiungibilità. Ok? Quindi, diciamo, questo risultato è estremamente potente perché mi dice che io ho uno strumento
semplice per calcolare gli strati raggiungibili, perché A e B sono dati del problema, sono due matrici di numeri. La matrice di raggiungibilità non ci vuole nulla a calcolarla, c'è anche il comando, diciamo, in tutti i programmi di calcolo metodo, però puoi dire, me la calcolo banalmente. E l'immagine di una matrice l'abbiamo visto ieri, il MATLAB, il comando è ORT, O-R-T-H, mi dà che cosa? Una base per il sottospazio di raggiungibilità. Quindi io adesso ho visto semplicemente la definizione e ho visto che so calcolare sottospazio di raggiungibilità. C'è un'altra dimostrazione che ho, diciamo, per pigrizia negli appunti, ma non la facciamo nel bassa 1 di dimostrazione. Adesso vi faccio una domanda, ma giusto per devo più verificare per i appartenenti a naturali positivi, in realtà qua facciamo maggiore uguale di 0 e siamo più tranquilli, no? Ma la, è sufficiente che io la verifichi per i che vada a 0 a n. Usiamo il teorema di Kelly-Hamilton per passare da un infinito numero di, diciamo, relazioni da trovare a un numero finito. E poi è solo un modo in cui la riscriviamo che è più compatto con la matrice di raggiungibilità. Allora, adesso vorrei che voi disegnaste sul vostro foglio il sottospazio di non raggiungibilità. Allora, io ho un sistema di dimensione 2, calcolo il sottospazio di raggiungibilità, per cui il MATLAB mi dà in uscita cosa? Un vettore 2x1. Il vettore 2x1 è la base per il sottospazio di raggiungibilità, ok? Definisco un sottospazio di non raggiungibilità come il suo complemento ortogonale. Ora, se lo chiedo al MATLAB, quindi questa è una definizione, non raggiungibilità e complemento ortogonale, sottospazio di raggiungibilità, e le proprietà delle matrici mi dicono che è il nullo di R trasposto. Ok? Quindi se io prendo il MATLAB, R trasposto, il nullo, il comando l'abbiamo visto ieri, è kernel, lui cosa mi dà? Me lo dite voi geometricamente adesso qua, sottospazio di non raggiungibilità per questo caso di n uguale a 2, con questo sottospazio di raggiungibilità. E quindi che devo disegnare? Devo fare il suo complemento ortogonale. Ed è ortogonale a
a quello di raggiungibilità per definizione, perché io l'ho definito come il suo complemento ortogonale, poiché sono R a 2, una retta e una retta, ho finito, ok? Non c'è nient'altro. A questo punto chiedo a voi, ma questo x segnato è raggiungibile o no? Allora, vediamo come abbiamo definito XR e XNR. XR abbiamo definito come l'insieme di stati raggiungibili e abbiamo dimostrato che abbiamo uno strumento per calcolare. XNR abbiamo detto semplicemente che è il suo complemento ortogonale. Quindi l'insieme degli stati raggiungibili è XR. L'insieme degli stati non raggiungibile è tutto Rn meno Xr, quindi questo è non raggiungibile, ok? Xnr ci serve solo per avere una scomposizione univoca dello spazio di stati. Quindi la x doveva stare sulla retta Xr? Questa sta dove le pare a lei, questa x sta qui e non è raggiungibile. Quello che noi possiamo raggiungere è quello che appartiene, in questo caso è una retta, e appartiene a x con r. Fate attenzione, settimana prossima vedremo la osservabilità e il concetto sarà duale. Va bene? Quindi il complemento ortogonale dice che ci serve per esprimere quella x generica in funzione di x con r e il suo. Lo possiamo decomporre, lo faremo. La cosa importante è sapere che quando io vado a dividere Rn in un sottospazio nel suo complemento ortogonale, io non ho l'insieme di Rn. Bene, perché questo non appartiene a nessuno dei due, questo x segnato. Proprietà di geometria, allora mi chiedo, ma è raggiungibile? No. Ricordiamoci sempre la definizione sottospazio di raggiungibilità è l'insieme di stati raggiungibili e l'ho costruito, per cui io sono sicuro che l'immagine di R è l'insieme degli stati raggiungibili e basta. Ok? Non ho capito la domanda. Quale insieme di stati? Quale? X segnato? Non è rappresentabile attraverso una combinazione lineare di stati che giacciono su X con R. Sì. In questo caso, chiaramente, diciamo, quello che lei ha detto è giusto, però avendone uno solo non è facile da vedere. Ma se io avessi X con R in piano, questo è XNR. Allora io chiedo l'immagine al MATLAB. Il MATLAB cosa mi dà? Mi dà due vettori ortonormali che appartengono al piano. Quindi gli stati raggiungibili sono tutti quelli che appartengono a questo piano, saranno tutti quelli che io posso ottenere come combinazione lineare di questi due che mi ha dato MATLAB, due qualsiasi non paralleli, ok? Tutto ciò che è fuori è non raggiungibile, ma il sottospazio di non raggiungibilità è solo in questo caso la retta. Bene, insomma, la decomposizione di uno spazio di stato in un sottospazio nel suo complemento ortogonale che non racchiude tutti i punti dello spazio di stato. Va bene? Ok, allora.
Adesso che facciamo? Continuiamo a studiare sempre la proprietà di raggiungibilità, lo facciamo questa lezione e la prossima. Studiamo un altro strumento legato alla raggiungibilità che si chiama Gramiano. Perché? Beh, la raggiungibilità, che è la proprietà che abbiamo visto, e dice vabbè, io ho l'immagine della matrice raggiungibilità, so come calcolare gli stati raggiungibili, sì è vero, lo so fare, però soffre di problemi numerici. Dal punto di vista numerico, se voi dovete calcolare l'immagine della matrice di raggiungibilità per sistemi con n non banale, avete problemi. Non banale non vuol dire per n grande, già n diciamo di qualche della decina avete problemi. Vi faccio, dal punto di vista numerico, vi faccio giusto capire perché. Avete insieme fra di loro le potenze di A che vanno da A alla 0 fino alla n-1. Allora, ogni volta che voi avete i polinomi con n grande significa che voi mettete insieme numeri che sono dimensionalmente molto diversi fra loro. Se A è un numero, facciamo uno scalare, maggiore di 1, A alla n-1 è un numero molto grande. Se è minore di 1, questo è un numero molto piccolo. Quindi voi mettete nella stessa matrice dei numeri che sono molto diversi fra di loro e i programmi di calcolo numerico soffrono e vi danno dei risultati che possono essere inconsistenti. Vi farò vedere un esempio numerico su un caso reale di controllore che è stato applicato per il controllo di un elicottero. Se voi chiedete la raggiungibilità, che scopriremo essere una proprietà diciamo indispensabile per il calcolo, per il progetto del controllore, se voi chiedete la raggiungibilità con i numeretti veri del sistema identificato, MATLAB dice che non è raggiungibile. Quindi dice vabbè, allora non posso progettare il controllore. Sì, si può fare e poi lo vediamo. Adesso vediamo un altro strumento, sia per avere diciamo un altro strumento per vedere la raggiungibilità, ne vedremo anche un terzo, ma anche perché il gramiano di raggiungibilità ci dà un primo diciamo controllo a ciclo aperto. Utilizzandolo noi potremmo avere un primo controllore a ciclo aperto. E vediamo un attimo come. Allora, questo oggetto un po' strano è una matrice in cui io prendo un T con F arbitrario. Guardate, la prima parte è uguale alla forzata e la seconda è la trasposta della prima. Ok? Allora guardate, questa matrice è una matrice n per n, perché ho l'esponenziale di matrice che è n per n, facciamo una n per n, b è n per p, b trasposto è p per n e questo rimane n per n. Applico la regola, no, del prodotto fra matrici, questa è quadrata n per n, va bene? Quindi questa matrice n per n con t con f arbitrario è, si definisce gramiano di raggiungibilità e la sua immagine ci dà anche questo il sottospazio di raggiungibilità. Con t con f arbitrario. Allora, è una matrice definita positiva. È definita positiva, se fate attenzione, questo è in grassetto, ok? Perché non ha senso dire che una matrice è maggiore di 0, per ovvi motivi. Quindi è definita positiva. In realtà, se vedete, questo è come se fosse l'integrale di un quadrato, perché prende una matrice moltiplicata per la sua trasposta è parente a fare il quadrato di uno scalare, per cui sto integrando una quantità positiva per avere diciamo l'intuito di questa proprietà. Per sistemi completamente raggiungibili è a questa matrice al rango pieno. Ora
la dimostrazione non la facciamo, però diciamo, mi interessa farvi vedere come questa matrice possa essere utilizzata per implementare, più che progettare, un controllore a ciclo aperto. Ok? Allora, il controllo è questo ed è cosa sto facendo. Questa è una matrice in cui, una volta fissato il tempo finale, io l'ho determinata dal punto di vista numerico, cioè vuol dire una matrice n per n in cui a e b sono dati del problema, quindi sono numeri. Questo integrale ha bisogno degli estremi di integrazione per essere calcolato, 0. Una volta che io decido t con f, questa matrice è una matrice definita, ha i suoi numeretti, è sempre definita positiva, per cui la sua inversa esiste, ok? E a questo punto vediamo il mio ingresso u di t. Voglio andare nello stato x segnato in t con f. Devo applicare questo tipo di ingresso. Guardate, questo è una matrice di numeri, b trasposto, dato il problema sono anche numeri, e qua c'è la dipendenza dal tempo, elevato ad a trasposto, t con f metti. Se io applico questa funzione del tempo, partendo da 0 con lo stato 0, io in t con f arrivo in x segnato. Controllo a ciclo aperto, non c'è nessun tipo di retroazione. Qua non c'è l'informazione di dove mi trovi io adesso con lo stato, non sto retrazionando nessun errore, è solo a ciclo aperto. Voglio andare lì, applico questo a occhi chiusi e ci arrivo. Ovviamente ci arrivo matematicamente, ci arrivo in simulazione, ok? Nella vita reale non ci arrivo, perché il controllo a ciclo aperto lo posso applicare solo quando non ho grandi esigenze di prestazione. Allora, la dimostrazione è meccanica, nel senso che la facciamo un attimo, dai, ma devo prendere il modello esplicito. Modello esplicito partendo da zero con stato iniziale nullo, e al posto di U adesso ci vado a sostituire questa cosa qui, va bene? Allora, t con f men tau, perché io al posto t con f men tau, perché al posto di era u di tau, per w meno 1 t con f in de tau, per x segnato in de tau. Ora, che cosa faccio? Porto fuori questa parte qua, che non è funzione di de tau, va bene? Dopodiché faccio un cambio di variabili per quanto riguarda l'argomento interno al segno di integrale, e ottengo che x in t con f è uguale a x segnato, perché qua ottengo proprio il w calcolato in t con f, va bene? Quindi io che cosa ho fatto? Ho introdotto una nuova matrice. Non vi ho dimostrato, ma vi dico che lo sottospazio di aggiungibilità l'immagine di questa matrice, e vi dico, guardate, questa matrice voi la potete usare per implementare un controllore a ciclo aperto. Lo abbiamo verificato semplicemente mettendo questa espressione del tempo all'interno della forzata e vedendo che x in t con f vale effettivamente x. Ora
controllo a ciclo aperto, cosa vuol dire? Beh, vuol dire quello che avete visto alla prima lezione di controlli automatici, ossia che se io non retroaziono la variabile che voglio controllare, in questo caso sono n variabili, no, quelle dello stato, non è detto che il mio controllore sia inutile o non sia efficiente, ma chiaramente le mie prestazioni non possono essere prestazioni molto spinte. La cosa, perché, da cosa è influenzata? Beh, guardate, B e A sono le matrici dinamiche degli ingressi del mio sistema dinamico, che sono l'oggetto di un'operazione di modellistica e di identificazione. Sono approssimate, non solo sono approssimate per i loro valori numerici, ma sono anche approssimate perché sicuramente, diciamo, non è lineare, la linearità non esiste, è un'astrazione matematica che poi rappresenta bene moltissimi modelli, ma è un'astrazione matematica, per cui sicuramente il mio sistema matematico, il mio modello matematico non è questo. Però se ho fatto le cose per bene e mi accontento anche di un certo errore, io posso anche pensare di implementare. Mi può anche servire per un'altra cosa, mi può servire come ordine di grandezza degli ingressi in gioco, quindi magari sono in fase di progettazione, vedo un po' qual è l'ordine di grandezza dei motori, per esempio, ci metto questo controllo a ciclo aperto e vedo che cosa, succede. Chiaro, il ciclo chiuso garantisce in teoria e in pratica tutt'altro tipo di prestazione. Se però io devo lanciare un sasso in un lago, lo posso pure fare a occhi chiusi, lanciare un sasso in un lago. Bene, dipende da qual è la mia esigenza. Se devo andare a colpire la boa, invece magari controllo dove andare a finire il sasso. Ok, domanda che vi faccio: ma se questa tipo un F arbitrale, posso sceglierlo pari a epsilon o pari a più infinito, cosa cambia secondo voi? Posso sceglierlo io. Per quanto riguarda invece un eventuale controllo in ciclo aperto, T con F entra in gioco qui al denominatore, per cui se scelgo un T con F piccolo, e ovviamente vuol dire che sto chiedendo dei grandi forzamenti, perché X segnato è un dato del problema, ci voglio arrivare con l'intervallo di tempo più breve. Ok, questo è esattamente, questa è la fine della dimostrazione e questo è esattamente quello che abbiamo appena detto. Va bene? Ok, allora facciamo 5 minuti di pausa e riprendiamo subito dopo.